Ciao a tutti ragazzi, stasera di nuovo spettacolare dal mio programma. Come potete già vedere qui nella schermata del mio programma, Torino, io gioco sempre a Torino tra l'altro ultimamente, però non l'ho preso. 59-74, ambo secco, 59 e 74. Ragazzi, non è Buffalo, non è Photoshop. È tutto vero e io non l'ho giocato e pazienza. Ultimamente giocavo i primi di questa fila, solo Bari, Roma e Torino, però poi non ho più giocato perché giocavo dell'altro. Stasera non ho beccato niente dagli altri che ho giocato, quindi però è uscito 59-74, ripeto, altro ambo secco ed è buono sul quinta fila a Torino. E che dire, niente. 50, controlliamo le altre, devo ancora controllarle. 59-74, eccolo qui. 59-74, qui 74-74 lo dava due volte. Poi le quaterne di Gino sicuramente, eccolo qui. Vediamo un po'. 59, no, forse qui non la dà. 59, no, qui non l'ha dato. Solo le ambate, qui lo segnala come A. Qui 61-80, però vedo. Ah, 61-80, ambo in quartina qui e anche qui. Non l'avevo visto 61-80, però non l'ho dato secco. Se l'ho dato solo 61, allora 61-80, come mai che non vedo solo se, ah, qui solo 61 date e basta, sì. Allora, se c'era l'80, invece nell'altro calcolo l'ha dato 61-80, qui preso nelle quartine. Ok, vabbè, comunque buono. Qui sempre, qui invece non l'ha dato, sono le ambate, 59-74 come abbiamo visto prima, perché i calcoli sono simili ma non sono uguali. Sui terni che è buono, 59-79, no, forse non l'ha dato neanche qui, no, 5, qui ha dato solo le ambate, qui solo il 61 e basta. E su Monster Dog 59-74 lo dava doppio. Perché i calcoli erano uguali. Quando succede così, ragazzi, giocate 5 anziché 6 perché è dal numero doppio e quindi giocate 5 numeri ancora meglio. 59-74 comunque preso su cinquina, stavolta anche se qui sono 6 numeri, ma uno è uguale, qua uguale 74, quindi 59. E fra l'altro io nella precedente avevo il 22-88, è uscito adesso, nella precedente, quello che ho giocato l'altra volta, che non è uscito l'altra volta, ma è uscito adesso. No, a me era già capitato già. Mi è capitato già due volte, me l'ha fatto notare quella della ricevitoria che si ricordava i numeri che ho giocato io, allucinante. E quindi niente ragazzi, comunque l'ambo secco anche stasera, per chi l'ha preso, beato lui, chi ha giocato i miei programmi, soprattutto su Torino, ha beccato di nuovo l'ambo secco 59-74. Io non ho beccato una cippa, eccolo qui, io non ho beccato niente, pazienza. Nemmeno Superenalotto, ho fatto uno e basta. Nei miei programmi adesso non l'ho più controllati, neanche il 10-8 perché non ne ho voglia sinceramente, però niente. Stasera sono un po' amareggiato dai miei risultati, cioè da quello che ho giocato e non dai miei risultati del mio programma, perché qui sono veramente contento, 59-74 preso, primo colpo, sono soddisfatto dei miei programmi, ma non sono soddisfatto di quello che ho giocato io perché, ripeto, non ho azzeccato una cippa. E niente, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Che dire, vi lascio sempre il link dei miei programmi sotto ai video. E mi raccomando, guardate i miei dipinti perché sono un pittore. Adesso devo comunque ricominciare a dipingere un po' perché già un po' che non dipingevo. E sentite le mie musiche strumentali su YouTube, sono musiche da film, non è commerciale, musiche strumentali, sperimentali, misto rock, misto elettronica comunque, e potrebbe interessare a quelli che fanno film, eccetera. Va bene. E che dire? Ah, volevo rispondere a quella signora che l'altra volta, cioè oggi ho guardato, c'era una risposta al mio video, l'ultimo dell'Ambo su Roma. Allora volevo dire una cosa che lei mi aveva chiesto se lo comprava soltanto se c'era la certezza di giocarli tutti e di beccare l'Ambo sempre.
Allora, ragazzi, io non posso dare la certezza, soprattutto nei giochi a numeri, nei giochi all'otto, non c'è certezza, proprio non esiste uno. Due, se avessi certezza io sarei già miliardario, sarei già ricco, non sarei qui. E tre, non è così, cioè, nel senso che puoi beccare come puoi non stare anche 3-4 estrazioni senza prendere. Infatti, quando avevo vinto io il 10 novembre, poi fino all'estrazione scorsa non era uscito nulla. L'estrazione scorsa è uscito 8 e 5 a Roma, oggi l'estrazione successiva è uscito di nuovo a Torino, però non è detto che poi la prossima riesce, può anche non riuscire o ritardare, cioè non è semplice, ragazzi, non mi fate anche queste domande qui, perché sono domande da persone un po' che rispetto, però dimostrano un po' poca intelligenza, perché chiaramente se io le gioco tutte, spendo 132 euro e non ho la certezza che vinco, cioè, sono 12 ambi per ruota, però ovviamente non so dove e quando escono, perché se fosse così, ripeto, di nuovo sarei già ricco e non sarei qui. Ci siamo fatte queste domande, perché ovvio, perché se no io non sarei qui a fare video, sarei già ricco, con tutto rispetto, cioè magari sarei qui lo stesso giusto per fare ogni tanto, ma neanche sarei già, non lo so, vabbè. Quindi niente, stasera ambo secco di nuovo, la volta scorsa, ripeto, 8 e 5 a Roma. E niente, per quelli che mettono dislike o sono concorrenza, comunque sono idioti, dementi e stupidi, non ci faccio neanche più caso, perché si vede che gli fa schifo ambo secco, oppure sicuramente è una concorrenza, oppure è qualche stupido invidioso, stupido invidioso. Va bene ragazzi, mi raccomando, se volete acquistare ci sono i link sotto, se volete acquistare il mio programma. I miei programmi, questo devo dire che è il migliore degli ambi perché è il più frequente, poi certo che i terni e tutto il resto sono validi, però è molto più difficile, quindi è un po' più dura, quindi niente, so benissimo che 12 ambi secchi per ruota sono tanti, ovviamente dispendioso, però è così. Io comunque ho anche l'altro programma, ricordo che non è qui dentro. Si chiama Lotto Ambo Secco Vincente, sono solo 4 ambi, cioè uno si sceglie la ruota e compaiono 4 ambi, cioè io per esempio mi scelgo Bari, digito la precedente e mi compaiono i primi 4, invece qui c'è tutto lo sviluppo di tutti i 12 ambi per ruota, quindi stasera se uno avesse giocato no, non l'avrebbe preso perché sono i primi 4, 1, 2, 3, 4, no, perché è uscita la quinta. E quindi nell'altro non c'è, però è sempre valido anche l'altro programma. E niente, ragazzi, ho parlato tanto. Niente, ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando, se volete cliccare sul like, se volete cliccare dove volete, iscrivetevi, fate quello che volete, mi fa piacere. E soprattutto quelli che hanno vinto, mi contattano, mi fa piacere. Anche in privato mi dite: guarda, già ho vinto, mi fa piacere. Chiaro che se vinco io mi fa ancora più piacere, ovviamente. E niente, e spero. Volevo cambiare microfono, non so se mi sentite bene, ma però la prossima spero che mi arrivi martedì il Blue Yeti, quindi devo cambiare microfono. Speriamo che, cioè, sono fiducioso perché il Blue Yeti credo che sia un microfono valido, da quanto ho sentito in questi anni su YouTube, quindi adesso magari spero che mi sentite bene, però la prossima estrazione spero che mi arrivi martedì il microfono, lo collego e speriamo già di utilizzarlo martedì sera per qualche vincita, soprattutto qualche vincita anche mia, ancora meglio. Va bene ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, cliccate sul like dove volete e ringrazio i vecchi iscritti, i nuovi iscritti e quelli che si iscriveranno, mi fa piacere. Va bene, dai, ci sentiamo alla prossima. Vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, le mie pagine John Art Gallery di pittura, sono pittore autodidatta sia su Instagram che su Facebook. John Art Gallery, Gianfranco Sini sono io. Va bene, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Vi saluto e vi ringrazio. Buona serata, ciao a tutti, grazie a tutti, ciao.